Di nuovo negli studi di Mattina 9, lo abbiamo annunciato qualche minuto fa, adesso parliamo di politica e di queste elezioni amministrative a Napoli per annunciare la candidatura a sindaco di Marcello Taglialatela, l'onorevole che vedete qui al mio fianco e che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, benvenuto a Mattina 9. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei. Il 17 marzo lei ha annunciato questa candidatura per il centrodestra, Fratelli d'Italia, che è il suo partito. Lei è già parlamentare con Fratelli d'Italia a Montecitorio, quindi questa candidatura innanzitutto da dove viene, perché si candida e quali sono insomma, i suoi obiettivi su Napoli? Mi candido perché il sogno che ho sempre avuto nel cassetto è quello di potermi occupare della città, lo faccio sempre e comunque, ma di potermi occupare della città che amo, la mia città, con la responsabilità maggiore, quella di sindaco. E lo faccio nel solco di una tradizione che la destra ha sempre avuto a Napoli, quella di un fortissimo radicamento a livello popolare. Infatti nella prima intervista che ho rilasciato ho detto in maniera chiara che il modello al quale mi ispiro è quello di Antonio Rastrelli, come personaggio pubblico, politico, di cultura, che spero possa essere appunto un punto di riferimento anche per la campagna elettorale e per le cose che verranno dopo. Senta, però, attualmente tra destra e centrodestra si sono verificate delle logiche spartitorie che non farebbero gli interessi della città. C'è Lettieri, c'è Rivellini, c'è Bruno, adesso c'è lei. Ma secondo lei riusciamo a trovare una sintesi? Ma io spero che la sintesi la trovino i cittadini. Immaginare che la politica debba essere sempre comunque un compromesso è ciò che poi alla fine ha allontanato tantissime persone dall'andare al voto. Non tanti lo sanno, ma alle ultime elezioni regionali in città di Napoli ha votato solo il 40% di aventi diritto. Quindi la maggioranza assoluta, ma molto più della maggioranza assoluta, ha deciso di non andare al voto perché probabilmente non vedono più la politica, ma anche il modo attraverso il quale la politica si esprime come una possibile soluzione ai problemi della città o della regione. E che cosa fare allora per riportare i cittadini alle urne? Ma innanzitutto ridare dignità anche alle campagne elettorali. Immaginare che le campagne elettorali siano qualcosa di preparate a tavolino è un errore. E a quelli che mi dicevano, Marcello, ma chi te lo fa fare? Sei parlamentare, stai tranquillo, rimani a Roma, hai una serie di, tra virgolette, chi te lo fa vantaggi. Fare allora, virgoletto, questa domanda? Ma lo stesso motivo che mi ha portato 5 anni fa a dimettermi da parlamentare per fare l'assessore regionale con Stefano Caldoro, la volontà di cimentarmi con i problemi, di provare a risolverli. Ripeto, ero parlamentare, o anzi ero il vice capogruppo alla Camera della PDL, mi sono dimesso per vincere una scommessa, occuparmi della città, della regione Campania, e l'ho fatto con grande soddisfazione, devo dire. Tra l'altro continuando a crescere, ad apprendere, perché poi non si finisce mai di scoprire cose nuove nella vita come in politica. Non c'è dubbio. Sì, lei ha nominato Caldieri. Caldoro, Stefano Caldoro, però lei rimprovera sia Stefano Caldoro e anche a Lettieri di non aver concordato la loro candidatura ma di averla imposta dall'alto, giusto? Però paradossalmente, mi perdoni, la stessa cosa sembra leggersi nelle pagine del Mattino e le vengono mosse proprio a lei, perché le viene detto proprio da Lettieri che lei avrebbe imposto anacronisticamente, quindi fuori tempo, la candidatura, andando poi a minare le basi del partito. Vabbè, fortunatamente ci sono i giornali, le rassegne stampa che dimostrano il contrario. Io ho sempre sostenuto che Lettieri sia un candidato perdente. E del resto i fatti lo dimostrano, perché 5 anni fa, in un momento molto diverso da un punto di vista politico, più favorevole per il centrodestra, non solo ha perso, ma ha perso molto male. Ma nella stessa intervista che lei appunto ha richiamato al Mattino, io ho detto in maniera chiara di non mettermi sul piedistallo. Se si trova effettivamente un candidato che abbia determinato tipo di qualità, non le ha Lettieri. Se Berlusconi lo trova, lei ha detto. Non se Berlusconi, non assolutamente. Non ho detto Berlusconi, io ho detto se il centrodestra complessivamente lo ritrova. Anzi, secondo me in questo momento
dato che dal mio punto di vista è già iniziato il dopo Berlusconi, è il caso che Berlusconi si tenga un po' da parte. E probabilmente non ha nemmeno favorito appunto la capacità di condivisione di una scelta. Io ho sempre parlato in questi mesi della necessità che per Napoli ci fosse bisogno di una squadra, ma la squadra deve essere formata con pari dignità, con la capacità anche di valutare chi è più bravo, chi ha maggiori caratteristiche per occupare un ruolo, quello di candidato sindaco, immaginando che appunto ci saranno con ogni probabilità le elezioni del ballottaggio. Però io ho visto che Lettieri ha avuto un atteggiamento di arroganza e di presupponenza, e a Caldoro ho rimproverato un dato: dalla sua sconfitta non ha tratto un insegnamento, che le cose devono essere condivise, e non doveva accettare semplicemente il fatto che Lettieri era già in campo, e quindi come si fa a dire a Lettieri che non va bene? Del resto, in qualche modo, è quello che è accaduto a Roma con Giorgia Meloni. Sì. Bertolaso era in campo, però se uno si accorge che il candidato in campo non è un candidato che ha le caratteristiche per vincere, cerca di trovare una soluzione. Senta, restando sui fatti, lei ha seguito l'intervista di Gianni Lettieri qui in studio a Mattina 9, noi l'abbiamo ospitato e lui ha esposto un po'. Confesso no. Però allora le anticipo però, io qualcosa. Conosco... Lui ha esposto un po' di, insomma, un po' di piani, un po' di fatti per il territorio di Napoli. Naturalmente ha proposto quelle che secondo lui potrebbero essere delle soluzioni per il territorio. Lei non è convinto dalla figura di Lettieri, ma in che modo, restando però sui fatti, cosa dei fatti, dei programmi che Lettieri espone da noi, ma anche nel resto della campagna elettorale, non la convince? Ma innanzitutto il fatto che lui si sia affidato a persone di sinistra che gli hanno fatto il programma, il sociologo che gli ha curato il programma, è chiaramente uno che ha sempre militato dall'altra parte, mi porta a guardare le cose con un minimo di attenzione. Ma io vorrei parlare delle cose che vorrei fare io piuttosto di quelle che vogliono fare gli altri. Parliamone allora. Guardi, Napoli ha una grande risorsa, il mio non è un paradosso, la risorsa di Napoli sono i 25 anni di ritardo ai quali è stata costretta dal centro-sinistra. Napoli da 25 anni è una città fondamentalmente bloccata. L'ultima grande opera pubblica è il centro direzionale. Da allora, parliamo di 40 anni fa addirittura, non c'è una cosa veramente nuova che sia iniziata. La metropolitana è appunto stata progettata moltissimo tempo fa, e parliamo di una città che invece ha una opportunità. Non solo la zona di Bagnoli, che ne parlano tutti e quindi è facile ritornare sull'argomento, ma anche quella di Napoli Est e soprattutto il porto. Una città di mare come Napoli che non utilizza, che non valorizza le attività portuali, il rapporto con il mare, è un grande peccato. Io sono convinto che la valorizzazione della città debba passare necessariamente per il porto, che rappresenta la vera industria napoletana. Ma in che modo valorizzarlo il porto? Innanzitutto con un piano regolatore portuale. A me qua piace di parlare di fatti, insomma, vogliamo proprio capire lei che cosa farebbe per Napoli. Allora, il porto di Napoli ha bisogno di un dragaggio, di un escavo, perché non arrivano più le navi che potrebbero arrivare, perché nel frattempo i fondali si sono alzati, i sedimenti, quindi bisogna immediatamente intervenire per restituire i fondali, bisogna creare nuove banchine, c'è la banchina di Levante che è in programmazione. Ma che possano ospitare naturalmente possano ospitare i container, non solo le navi ma i container. Oggi nei porti contano le attrezzature, ma conta tantissimo il retroporto, e quindi un piano regolatore serve anche a utilizzare al meglio gli spazi che ci sono. Tenga conto che il porto di Napoli è bello lungo, quindi parte dal Molosiglio, l'attività portuale tipica, per arrivare fino a San Giovanni a Teduccio, senza considerare anche la zona di Bagnoli, che potrebbe essere quella utile ad ospitare le attività di tipo turistico, quelle per le escursioni. E il porto ha una straordinaria importanza, e legare al porto anche un'area franca. I porti hanno la possibilità di avere aree interne dove, con regimi fiscali agevolati, poter agevolare, poter incrementare la presenza di industrie di trasformazione. Noi abbiamo due interporti, uno in provincia di Napoli, che è quello di Nola, e l'altro in provincia di Caserta, quello di Marcianise. Sì. Non sono collegati direttamente con il porto, o non sono collegati così come potrebbero esserlo. Io penso che questo darebbe lavoro a tantissime persone, soprattutto a tantissimi giovani,
e poi restituirebbe alla città, a Napoli, un mare che debba essere visto non come un problema, cioè un qualcosa da disinquinare, ma qualcosa da valorizzare. Lei ha parlato di 25 anni, quindi c'è diciamo uno step un po' fermo, come ha detto lei, 25 anni, però a questo punto le chiedo, parliamo degli ultimi 5 anni, del quinquennio di De Magistris. Che cosa è accaduto secondo lei in questi 5 anni? Semplicemente nulla, perché 5 anni... Allora, le colpe appartengono in ultima analisi a De Magistris, in prima analisi ai 20 anni di governo della sinistra. Lo ripeto, non c'è un'opera che in questi 5 anni sia stata completata. Però l'attuale sindaco si fregia molto dello sviluppo del turismo a Napoli e della metropolitana che lei ha appena... La metropolitana, appunto, lo sappiamo, è nata molti anni fa. Turismo. Finalmente ce l'abbiamo, insomma, questa metropolitana. Turismo invece, che lui sempre, insomma. Il turismo sicuramente è andato meglio, ma potrebbe andare molto, molto meglio. Napoli ha avuto, l'Italia, una congiuntura internazionale favorevole. Quello che è accaduto in Grecia ovviamente ha distolto flussi turistici verso la Grecia, quello che accade anche in Africa, nel Nord Africa, in Egitto, in Tunisia, ovviamente ha distolto un po' di turismo, però non bisogna mai puntare sulle disgrazie altrui. Io penso che Napoli, se voleva veramente incrementare il turismo, il centro storico di Napoli, ci sono 100 milioni di euro che il Comune ha di fondi europei, è un progetto che ho curato io da assessore regionale, mettendolo a disposizione di De Magistris. È partito una sola gara, una sola, per un piccolissimo lotto, 3 milioni su 100 milioni. Quindi bisogna fare di più. E in altri campi invece che lei stava enumerando? Allora, sulla zona est di Napoli è evidente che bisogna togliere non le raffinerie che non ci sono più, ma i depositi di carburante. Non ha più senso avere depositi di carburante vicino al mare. Una volta aveva senso perché era un problema di stoccaggio dei carburanti. Oggi i depositi di carburante si possono fare 20 km all'interno, si fanno gli oleodotti, ma quella è una zona che effettivamente è talmente vasta all'interno della quale uno può immaginare uno sviluppo residenziale, turistico, industriale, artigianale. Io non vedo un progetto. Faccio un ulteriore esempio che riguarda gli aspetti, diciamo, un po' più ludici. Ogni tanto sento che De Magistris si vanta delle piste ciclabili, ma da 5 anni è praticamente finita la cittadella dello sport a Coroglio. È ferma completamente, totalmente ferma. Ma il sindaco vuole spiegare perché in questi 5 anni ha inaugurato qualche pista ciclabile che non usa quasi nessuno, purtroppo. Io vado in bicicletta, quindi per questo dico il fatto purtroppo. Che anche Napoli non si presta tanto, diciamo, però... non è pianeggiante. Quindi... Però la città dello sport già pronta lì a Via Coroglio è ferma. È totalmente ferma. Io ci passo spesso e purtroppo vedo che non ci sono nemmeno un operaio al lavoro. Si parla di De Magistris, però quello che in realtà vediamo noi dal di fuori, no? Io parlo come telespettatrice di Mattina 9, è una situazione politicamente un po' frammentata all'interno degli stessi partiti, perché abbiamo un PD spaccato tra Valente e Bassolino, poi abbiamo un centrodestra che deve ancora effettuare questa sintesi e abbiamo ancora un Movimento 5 Stelle che ha scelto un nome poco noto, e anche all'interno del Movimento 5 Stelle abbiamo una sorta di malumore, per cui si è verificato proprio degli spaccati interni agli stessi partiti. Non crede che proprio questa situazione vada ad avvantaggiare la posizione proprio di De Magistris, e laddove ci sono questi oppositori, gli stessi, anziché oppositori, diventino poi alleati di De Magistris al momento del voto, al momento di questa nuova candidatura? Guardi, io ripeto, sono sempre fiducioso nella capacità dei napoletani di fare loro sintesi quando i partiti non riescono a farla, ma a parte questo è evidente che si arriverà a un ballottaggio. Anche se De Magistris si dice che vincerà il primo turno, lo sanno tutti che ciò non sarà possibile, e tra l'altro mancano ancora 2 mesi e mezzo all'inizio effettivo della campagna elettorale, insomma di tempo ce n'è per approfondire le questioni. Però io ripeto, su De Magistris in modo particolare, lui 5 anni fa è stato eletto come ex magistrato, sì, anzi come magistrato, immaginando che portasse ordine e sicurezza nella città di Napoli.
A me pare che il più clamoroso dei fallimenti di De Magistris sia proprio quello in ordine alla legalità, alla sicurezza, al rispetto delle regole. È un po' il sindaco dei centri sociali, delle occupazioni abusive, degli abusivi. Purtroppo negare l'evidenza legata alla presenza di una criminalità diffusa, troppo spesso anche di criminalità minorile, è un elemento che fa male alla città. Io sono per tolleranza zero, per evitare che vi siano nuove amnistie, nuovi indulti, nuovi sconti di pena. Possiamo spiegare la tolleranza zero? Che cos'è? Tolleranza zero significa semplicemente che prima ancora di considerare i diritti di quelli che sono stati arrestati, bisogna considerare i diritti delle persone che non vogliono vivere continuamente in paura. Guardi, c'è un esempio, voi lo ricorderete, nel mese di ottobre dell'anno scorso ad Ercolano furono uccisi due rapinatori da un rappresentante dei gioielli che è stato incriminato per eccesso di legittima colposo, di legittima difesa e per omicidio colposo. Bene, quel gioielliere aveva avuto la minaccia con una rivoltella alla tempia e ha reagito. Bene, io non ho sentito nessuno della sinistra che abbia preso le parti, le difese di quello che era stato aggredito. Così come nella nostra città, la domenica mattina, se uno gira le piazze, quelle principali, tranne il Salotto Buono, vi è un fiorire di attività illegali. Queste, lei pensa, voi pensate che possano favorire il turismo? Io ho la sensazione che i turisti arrivano a Napoli con le navi crociere, si fanno il giro in piazza Plebiscito, vanno a Pompei, vanno a Capri, vanno a Ischia, ma quanti rimangono a dormire a Napoli? Gli alberghi napoletani, tranne Pasqua... C'è stato però un incremento di bed and breakfast, strutture per accogliere i turisti, questo è indubbio. Io non mi accontento, io penso che Napoli... Ci sono dei dati, però naturalmente... Io non mi accontento, io sono convinto che Napoli, che era una delle capitali mondiali del turismo... Debba fare di più. Abbia tutte le caratteristiche per fare di più. Senta, io ho paura di non avere il tempo per chiederglielo. Mi può dare tre obiettivi che lei si prefigge per Napoli a seguito di questa sua candidatura? Uno gliel'ho dato. Belli, concreti, forti. Recuperare i 25 anni di ritardo. Me ne dia altri tre, tanto quattro allora, ne avrà sicuramente. Allora, tolleranza zero, nemmeno va bene come... Altri tre, l'occupazione zero. Giovanile, per esempio. Qua a Mattina 9 parliamo tanto di occupazione giovanile, ci interessano i ragazzi, il porto, la cultura di Napoli. Il museo all'aperto che rappresenta il centro storico, il centro antico di Napoli, con una capacità incredibile che nessun'altra città ha. La musica, trovare il modo di far sì che la musica napoletana abbia a Napoli la possibilità di un motivo di attrazione. Napoli non ha un palazzetto della musica. Quindi organizzazione di eventi che possono attrarre sempre... Non solo, ma anche creazione di un'accademia che abbia questa possibilità. Di sbocco professionale. Assolutamente, perché il mondo... Allora, noi ci avviamo fortunatamente verso... Il mondo dell'arte, dice lei, deve essere... Della cultura, dell'arte, della musica, della capacità, dell'intrattenimento. Noi ci avviamo fortunatamente, per ognuno di noi, ad una media di età che andrà sempre ad allungarsi. Quindi il tempo libero rappresenta una vera e propria economia, una vera e propria industria. Napoli si trova nelle condizioni di poter offrire tutto da questo punto di vista, perché abbiamo il mare, abbiamo la storia, abbiamo il clima, abbiamo i dintorni che sono fantastici. Abbiamo tutto, non c'è dubbio. Io non mi accontento e se devo immaginare che i prossimi 5 anni vengano gestiti come sono stati gestiti i precedenti 5, io penso che i napoletani non sarebbero contenti. Lettieri di Villini, Bruno, un aggettivo per definire questi candidati. Lettieri ripetitivo. Bruno, lo conosco troppo bene, Raffaele Bruno, lo conosco da ragazzino, quindi ammiro la sua determinazione, però qualche volta non basta la pura testimonianza. Ugualmente Di Enzo lo conosco molto bene, però non mi pare che la coerenza rappresenti il massimo delle sue caratteristiche. Un aggettivo che la definisca? Innamorato della mia città. Perfetto.
Ringraziamo l'onorevole Marcello Tagliatela, Fratelli d'Italia, per essere intervenuto qui a Mattina 9 e lo ritroveremo ovviamente anche qualora lei volesse per presentare magari un programma in maniera più dettagliata. Magari la prossima volta ci può parlare dei cantieri che non finiscono mai a Napoli, questa cosa che dura 20 anni per ogni strada che bisogna essere fatta. Guarda, questo è molto importante, sì, però, però ci sono tanti cantieri che meno aprono. Io non sono solo preoccupato dei cantieri che non si chiudono, io sono preoccupato anche dei cantieri che non si aprono, cioè delle opere che non iniziano. Quindi anche qui bisogna fare qualcosa. Assolutamente sì. Grazie all'onorevole Tagliatela, vi invitiamo a restare. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Vi invitiamo a restare ancora con Mattia, noi tra poco la storia di un altro cane, un cane abbandonato in cerca di famiglia. Quindi rimanete con noi, con Mattina 9. Grazie, pubblicità.